Senatore Bruno Maiocchetti, che è stata la scintilla di tutto questo, di questa manifestazione, che è il primo festival di jazz ad Isola del Liri. E quindi stasera suoniamo con un sestetto jazz con un illustre ospite che magari presentiamo dopo. Iniziamo noi cinque. Volevo presentare i musicisti: Romeo Venditti al trombone, Isola del Liri, Luigi Chiappari al pianoforte e Fender Rhodes, Giuseppe Talone al contrabbasso, Armando Sciommeri alla batteria. Allora, questa sera vi presenteremo un repertorio fatto da brani e arrangiamenti di Maurizio Gianmarco, qualche brano mio e di Romeo Venditti e qualche standard. Allora iniziamo il quintetto con questa formazione e al secondo pezzo aggiungeremo la ciliegina sulla torta. Grazie di essere qui e a dopo. Grazie.
Se stetto con l'intervento di questo grande musicista, è la storia del jazz italiano e della storia del sassofono italiano. Ha diretto per 5 anni l'orchestra di jazz del Parco della Musica, come compositore, arrangiatore e direttore, decine se non centinaia di dischi al suo nome, uno dei turnisti più richiesti anche nell'ambito pop. Quindi andremo a suonare adesso un pezzo arrangiato proprio da lui, quindi signore e signori, Maurizio Gianmarco al sassofono. Maurizio Gianmarco. Thank you.
questo grande sassofonista tenore ancora vivente, arrangiato da Maurizio Gianmarco. In realtà Maurizio Gianmarco non è la prima volta che suona qui ad Isola, pensavamo di essere i primi ad averlo chiamato, in realtà c'è stato forse negli anni 80 con i Ringomania alla piazza Concompagni, però neanche lui si ricorda perché ha fatto talmente tanti concerti in quel periodo che se lo ricorda. Infatti, sì. Quali sono le tue impressioni su Isola del Divo? Ma il posto è meraviglioso, comunque stasera la location è veramente straordinaria, al di sopra di ogni previsione, devo dire. Quindi grazie molto per avermi invitato, perché suonare in un posto così è splendido, quindi spero che poi questa iniziativa ovviamente prenda piede e abbia degli sviluppi sempre più importanti. Grazie. Grazie ai proprietari del castello con Compagni Pistogliosi, è sempre un piacere essere qua. Il prossimo brano è un brano di Cole Porter, questo grande autore di brani jazz di standard, e pezzo che ho arrangiato per questa formazione, dal titolo Love for Sale.